La colazione low carb è quasi sempre la migliore dal punto di vista scientifico e ormonale. Mi dispiace, è brutto a dirsi, ma la tipica colazione italiana non è corretta, né dal punto di vista ormonale, né dal punto di vista preventivo. Caffè, biscotti, fette biscottate, marmellata, brioche, tazze piene ricolme di cereali, latte, succhi di frutta. Mi spiace, ma se volete fare una colazione in modo un po' più scientifico, nulla di tutto ciò spesso va bene, a parte alcune eccezioni, a seconda del biotipo e delle condizioni cliniche. Tutti questi alimenti al mattino portano carichi importanti di carboidrati e ora ti illustro perché te li sconsiglio. La chiave qui è ragionare appunto low carb, ovvero basso contenuto di carboidrati. Le ragioni principali sono tre, e sono coinvolti i nostri ormoni. Partiamo dal primo, il cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress. Questo, quando ci svegliamo, si alza fisiologicamente ed è il momento in cui è più alto in tutta la giornata. Questo è normale che succede perché serve per darci l'energia necessaria ad attivare tutte le nostre funzioni. Aumenta la glicemia e aumenta la pressione ed è per questo che è più alta al mattino, specialmente poco dopo essersi svegliati. Poi durante la giornata il cortisolo va a calare sino ai minimi della sera e della notte. Questo per accompagnarci al riposo e al sonno, e infatti in questa situazione è la melatonina che sale su. Se fai una colazione ricca di carboidrati ci possono essere degli squilibri del cortisolo a causa del picco glicemico che si crea, causato dalla tua colazione e dall'alta presenza di cortisolo dopo che ti sei svegliato. Quando l'insulina si mette a fare i lavori forzati per riportare giù la glicemia dopo la tua colazione, hai un calo di energia. Questo fa alzare di nuovo il cortisolo per ripristinare di nuovo una glicemia più alta. E se in questo calo di energie prendi anche magari un altro caffè per riprenderti, il cortisolo va ancora più su, perché il caffè alza il cortisolo. Insomma, tutti questi sbalzi di cortisolo creano stress, col rischio di avere sbalzi glicemici, sbalzi di pressione e negli anni aumentare il tuo rischio metabolico e cardiovascolare. Dopo il cortisolo ti parlo proprio del caffè, il secondo motivo. Il caffè aumenta lo stato di veglia e, come ti dicevo, alza il cortisolo. Tutto ciò può amplificare i problemi di prima. Non è che per questo il caffè deve essere proibito, anzi è consentito, ma molto meglio dopo 2-3 ore che ci si è svegliati. Ed è molto meglio in generale consumare l'ultimo caffè al massimo a pranzo, per evitare problemi di sonno in chi metabolizza lentamente la caffeina. Avere problemi a dormire a sua volta aumenta lo stress e quindi via ulteriori bagni di cortisolo. Questo può essere favorito anche in forma molto minore dal tè. E infine parliamo di un'altra attrice protagonista in tutto questo che ti ho già nominato, l'insulina. I lavori forzati dell'insulina per ridurre la glicemia, che si impenna sia a causa della tua colazione sbagliata sia a causa del cortisolo, che è alto, come ti dicevo, per ragioni fisiologiche dopo il risveglio, e magari alto anche perché hai bevuto un caffè appena sveglio, possono favorire nel tempo un'insulino resistenza, sino poi anche un diabete di tipo 2. L'insulino resistenza è quella che viene chiamata anche volgarmente prediabete. E a proposito di tutto questo, è appena uscito un nuovissimo studio, un'ulteriore conferma di tutto quello che ti sto dicendo. Questo articolo appena uscito sull'American Journal of Clinical Nutrition ci dice che una colazione low carb può essere più efficace nel ridurre le variazioni di glicemia, soprattutto in chi ha un diabete di tipo 2. Ma veniamo al dunque, come fare una colazione low carb? Una colazione con soprattutto proteine e un apporto di grassi riduce tutti questi rischi di cui ti parlavo prima. Ti fa sentire più sazio, non ti fa avere quel blackout durante metà mattina che ti porta a sbranare qualcosa e in genere, anche cosa molto gradita, non ti fa aumentare di peso come una buffata di zuccheri. Ovviamente la colazione migliore sarebbe una colazione studiata su misura dal punto di vista funzionale, in base alla tua condizione e al tuo biotipo. Ti darò comunque dei consigli in generale che potrebbero, spero, esserti utili. So benissimo che proporre pollo o salmone selvaggio di prima mattina spesso non è gradito, per cui ti propongo delle possibilità più dolci, equilibrate e di solito anche molto gradevoli. Parto innanzitutto dall'overnight porridge, è un porridge con avena, con yogurt greco, frutta secca e cioccolato fondente, se ti piace. Un'altra possibilità è prepararsi una crepe di albume d'uovo o anche di uovo intero, con farina di mandorle per esempio, con cannella, con cacao amaro e anche qui frutta secca, noci, nocciole, noci brasiliane soprattutto, fantastiche.
Un'altra possibilità anche gustosa, devo dire, io spesso l'ho utilizzata, sono i pancake proteici con frutti di bosco e per esempio anche qua cioccolato fondente. E poi se vuoi provare, comunque le uova non sono così tragiche al mattino, anzi magari anche con delle scaglie di cocco, con dell'olio di cocco, con dell'avocado, con dei frutti di bosco, anche qui. Ora diciamo, non sono un food blogger, quindi non mi metterò adesso a raccontarti le ricette di tutte queste opportunità, di queste proposte. Sono cose che trovi molto facilmente in tantissimi siti e se vuoi anche scrivimi nei commenti, ti posso suggerire qualche link. In generale, mi raccomando, fammi sapere se hai provato a cambiare colazione, quale colazione hai fatto, qual è la tua preferita, sono davvero curioso di saperlo. E in ogni caso seguimi o iscriviti al mio canale YouTube, parlo quasi ogni giorno di questi argomenti, parlo di medicina preventiva, di alimentazione, nutrizione, nutraceutica, epigenetica, la mia passione. Quindi perché perderti nuovi video? Ciao!